I pensionati che hanno una pensione minima al di sotto delle 750 euro, che cosa possono fare? Allora, ci sono 15.000 pensionati in provincia della Spezia con un reddito al di sotto dei 750 euro che avrebbero diritto, per alcuni è già riconosciuto ma non per tutti, ad alcuni istituti sulla pensione, ad esempio maggiorazioni, assegni familiari, integrazione al minimo, insomma diversi istituti che non tutte le volte vengono riconosciuti dall'INPS e quindi per vederseli riconosciuti ovviamente nella propria pensione bisogna farne domanda. Noi rispetto a questo problema, che è un problema che hanno tanti pensionati in provincia, abbiamo già attivato un servizio di controllo delle pensioni, quindi di richiesta direttamente all'INPS di questi istituti, a seconda ovviamente della condizione reddituale del pensionato, e abbiamo recuperato già in provincia circa 600.000 euro di assegni che non erano stati ancora percepiti. Ecco, se ci fossero pensionati interessati, che si possono rivolgere, dove? Allora, in virtù del lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi anni, che tra l'altro è un lavoro che sta facendo lo SPI a livello nazionale, ci siamo ancora di più attivati inserendo dei nostri collaboratori nei nostri uffici che fanno il giro sostanzialmente della provincia, e da questo mese inizieremo con un ufficio mobile, un furgone che abbiamo adibito ad ufficio per andare nei mercati rionali, nei paesini, insomma nei posti anche più lontani dal centro, per fare in modo di essere vicini a tutti i pensionati. Quindi avremo un calendario di spostamento di questo furgone, però comunque noi abbiamo 20 sedi in tutta la provincia dove si possono rivolgere questi pensionati. Ho avuto questo problema con la pensione di mio marito, che non riuscivo a trovare la strada giusta, e grazie a loro sono riuscita a avere una cosa positiva. Siamo trovati nella condizione di andare a vedere. Andando a vedere le pensioni ci siamo accorti che mancavano delle cose, mancavano le varie.